Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con Cobiz. Realizzeremo insieme il gemello di questo orecchino. In realtà si tratta di una semplice incastonatura di un rivoli da 10 mm, però ha il suo effetto. È piccolino, delicato. Adesso vi elenco i materiali e poi andremo a realizzare insieme il gemello. E vi ricordo il codice sconto che vedete che potete utilizzare sul sito Cobiz. Allora, ci serviranno delle Rokai Miyuki 11.0, Rokai Miyuki 8.0, Rokai Miyuki 15.0, un rivoli da 10 mm. Come vedete, io già mi sono portata avanti con l'inserimento delle Rokai 11, che adesso vi dirò precisamente quante sono. E come Rokai Miyuki 11.0, io sto utilizzando queste Duracoat Galvanized Gold, sono 10 grammi. Questo qui è il codice. Poi, come filo, sto utilizzando il filo Miyuki, eccolo qui. Per questo tipo di lavorazione mi trovo benissimo. È un ago extra fine della Miyuki. Allora, come prima cosa dobbiamo inserire sul nostro ago 24 rokai e dopo dobbiamo chiudere a cerchio. Quindi inseriamo 24 rokai 11.0 e chiudiamo a cerchio. Una volta chiuso a cerchio dobbiamo inserire in maniera alternata una rokai 8.0 saltando una rokai 11 e ci inseriamo nella rokai 11.0 successiva, poi una rokai 11 e ci inseriamo sempre saltando una rokai 11 nella 11.0 successiva, poi ancora una rokai 8.0 e ci inseriamo nella rokai 11 successiva saltandone una, poi ancora una rokai 11 e ci inseriamo qui, e così dobbiamo fare fino a completare tutto il giro. Ovviamente vi rendete conto di aver fatto il giro giusto quando uscite da una rokai e poi subito dopo vi trovate la rokai 80 qui. Negli spazi prendiamo una rokai 11 e ci inseriamo nella rokai 11, un'altra rokai 11 e ci inseriamo nella rokai 80, un'altra rokai 11 e ci inseriamo in questa rokai 11, un'altra rokai 11 e ci inseriamo qui nella rokai 80 e così dobbiamo fare per tutto il giro. Una volta completato tutto il giro, usciamo da tutte e tre queste rokai, ci prepariamo a chiudere l'incastonatura. Uscendo da tutte e tre queste rokai, prendiamo due rokai 11 e ci inseriamo in tutte e tre queste rokai 11, ancora due rokai 11 e ci inseriamo in tutte e tre queste rokai, e così dobbiamo fare per tutto il giro. Adesso dobbiamo portarci ad uscire dalle due rokai inserite in questo giro, quindi da queste due, prendiamo una rokai 80 e ci inseriamo nelle due rokai che si trovano, diciamo, sopra la rokai 80. Poi, prima di stringere, inseriamo il nostro rivoli, un'altra rokai 80 e ci inseriamo in tutte e due queste rokai. Poi, prima di stringere, ripeto, prendiamo il nostro rivoli e lo inseriamo, e dobbiamo fare così fino a completare tutto il giro e poi ripassiamo perché l'incastonatura è terminata.
Una volta ripassato e incastonato per bene il nostro Rivoli, dobbiamo uscire da una Rokai 8-0, prendere una Rokai 15, 3 Rokai 8 e un'altra Rokai 15, quindi Rokai 15, 3-8, una Rokai 15 e inserirci nella 8-0 successiva. Le Rokai si vengono a posizionare appunto ancora una Rokai 15, 3 Rokai 8 e una Rokai 15 e ci inseriamo nella 8-0 successiva e dobbiamo fare così fino a completare tutto il giro. Una volta terminato il giro, saliamo per la Rokai 15 e Rokai 8-0 e usciamo da questa Rokai 8-0. Dopodiché prendiamo una Rokai 15, una Rokai 11 e una Rokai 15, quindi Rokai 15, 11, 15 e ci inseriamo nelle tre Rokai successive. Ancora, qui fate attenzione al filo. Ecco, quindi usciamo da questa Rokai 8, prendiamo una Rokai 15, una 11 e una 15 e ci inseriamo in tutte e tre queste Rokai. Così dobbiamo fare fino a completare tutto il giro. Ecco, qui abbiamo completato tutto il giro, il gemello dell'orecchino è terminato e poi mi inserisco un anellino nella Rokai 8-0 e perni o monachelle. Io mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto. Vi ricordo il codice sconto che potete utilizzare sul sito Cobiz e date sempre un'occhiata perché sono presenti tantissimi sconti. Io al momento vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!